Ecco, la signora Grazia Bergamasco dell'ufficio della provincia dei trasporti. Sì. Ma io devo dire, visto che sono genitore anch'io, molto bello questo evento, perché penso che ai ragazzi far vedere proprio, non dico toccare, ma quasi toccare, perché ho visto che c'è quella ragazza, poverina, sì, disabile, presumo per un incidente stradale. Perché anch'io sono stato sbarbato e hai l'impressione sempre di essere immortale, invulnerabile, eccetera, esatto, eccetera. È molto bravo anche il ragazzo che ho visto, la persona che fa l'introduzione. Sì, questo spettacolo è praticamente, noi lo stiamo portando avanti all'interno del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale. E questo spettacolo è voluto dall'assessore Prataviera, che è l'assessore della provincia per l'educazione e la sicurezza stradale. È uno spettacolo che portiamo avanti già dall'altro anno, uno spettacolo che ha riscontrato nei ragazzi delle scuole superiori un grande successo, perché è interattivo. Sì, lui è Filippo Tognazzo, l'attore Filippo Tognazzo, è anche lo scrittore, perché l'ha scritto lui, il programma lo interpreta, l'ha scritto lui, fa parte dell'associazione della compagnia teatrale Zelda, che è una compagnia professionale, e sta portando insieme questo e altri spettacoli proprio rivolti ai ragazzi. Questo è prettamente sull'educazione stradale, altri è proprio sul sociale. Noi abbiamo proiettato anche all'interno della provincia per un'altra scuola in via sperimentale, un altro spettacolo si chiama SAD, che è proprio prende la droga, prende la sessualità, prende tutto questo sui ragazzi. Però questo spettacolo è stato portato in giro l'altro anno e voluto dalle scuole quest'anno. E quindi l'assessore Prataviera ha deciso che anche quest'anno. Complimenti anche all'assessore, allora, perché insomma molto, mi sembra. Un assessore giovane. Mi sembrano soldi spesi bene questa volta. È un assessore giovane che capisce benissimo le problematiche. Perfetta. Grazie. Stava comodamente seduta in poltrona, sediti in poltrona. Non sul cesso, dai, metti un bracciolo, qualcosa. Oh, esatto, è ingessata la signora Ox. Quando a un certo punto un meteorite di 4 kg le è cascato in testa. Michela, è imprevedibile? Sì. È sfiga questa qua, dai. Ineluttabile, è qualcosa contro cui non si può lottare, è il destino, la fatalità, è una roba da tragedia greca. Edipo che deve uccidere il padre. Michela, tragedia greca, non Chioggia, provincia di Venezia. Non c'è scritto da nessuna parte che il nostro destino è di morire sulla strada. Sulla strada, praticamente, destino e fatalità non esistono. Inevitabile? Michela, è inevitabile che se ti butti giù dal quinto piano ti fai male. Consiglio? Evita di buttarti giù dal quinto piano. È inevitabile che se vai a 200 all'ora in autostrada prima o poi qualcosa succede. Consiglio? Rallenta. Te ne propongo anche una quarta. Invulnerabile. L'invulnerabilità pertiene solamente agli dèi e agli eroi. E in tutta onestà, io questa mattina a Chioggia non vedo né dèi, né tantomeno eroi. Un applauso per Michela! Roberto Poli, vicepresidente della PASAV, associazione di Venezia, che insieme con la provincia di Venezia istituzione e presenta questi spettacoli per la sicurezza, per far capire, se ho capito bene, mi sembra anche, sì, mi sembrano anche degli eventi significativi, importanti, perché divulga un messaggio ai ragazzi per quanto riguarda, per quanto concerne l'utenza, cioè la circolazione stradale, quello che deve essere fatto e quello che non deve essere fatto. L'associazione PASAV è nata, è un'associazione di volontariato, nata dall'idea di 14 soci sostenitori nel 2007 e da anni si sta occupando di questo. Altra chicca che l'associazione PASAV vuole portare avanti, ha già realizzato nei comuni di Santa Maria di Sala e in altri comuni che adesso non ricordo, comunque è l'istituzione, la costruzione, la realizzazione di un campo scuola permanente. Cioè noi altri ambiremo a far sì che nei comuni vengano costruiti questi campi scuola permanente dove portare i ragazzini a fare, mettere in atto quello che teoricamente vengono insegnato nelle scuole. E quindi questo è uno dei fiori all'occhiello dell'associazione PASAV. Che è completamente volontaristica, come vi finanziate? Mettiamo con il tempo nostro. Con il tempo nostro e con qualche contributo che riusciamo ad avere da qualcuno. Mi sembra ben importante, perché almeno per quelli che riguarda alcune realtà si vede spesso i ragazzini con i caschi
non allacciati, messi in maniera, parlo dei lacci ma senza contare tutto il resto. Scopo comunque dell'associazione Padre, insieme con, perché ci avvaliamo anche della collaborazione della Polizia Stradale, è questo messaggio che dobbiamo, che vogliamo divulgare. Cioè quello che ci sono delle regole e bisogna che siano rispettate. Non perché sono regole scritte sui testi, ma perché chi non le rispetta potrebbe incorrere anche in incidenti stradali o qualcosa che possa ledere la sua esistenza. Basta pensare ai 25.000 invalidi permanenti che ogni anno sono, praticamente vanno ad incidere sul PIL prodotto interno lordo dello Stato. Certo. Grazie Roberto. Il nostro Filippo Tognazzo eseguirà un numero rischiosissimo. Un applauso signori e signori. Per il prossimo numero ho bisogno di un volontario veramente coraggioso, ma non fra gli studenti, bensì fra i professori. Qui. Buongiorno professore, come si chiama? Eugenio. Eugenio, Eugenio, possiamo darci del tuo? Certo. Eugenio, cosa insegni? Italiano. Stop. Nessuno è perfetto, fregatene. Ascolta, Eugenio, ti propongo una prova di coraggio, te la senti? Va bene. Devi baciare il nostro Alberto dietro di... No. È una roba schifosa, l'ultimo che l'ha fatto ancora lì, prognosi riservata. Ascolta, Eugenio, per cortesia, tu dovresti salire sulla nostra scala. Da qua che è più pericoloso. Boh. Attento che c'è un gradino rotto, vai, sali. Ok, adesso girati, se no ci dai il tuo lato migliore. Perfetto. Eugenio, se io adesso ti chiedessi di lanciarti giù nel vuoto così a volo d'angelo, tu lo faresti? Mi sembrerebbe sul Titanic. Lo faresti? Non proprio. No, ma guarda, non c'è problema, ti prende Alberto al volo, lo faresti? Sì. Ah sì? Allora, Eugenio, facciamo finta che tu sia una persona normale, mi abbia detto di no. Ho chiesto al direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova. Mi scusi direttore, ma tipo, se io facessi un incidente a 30 km all'ora, è come se mi buttassi giù da che altezza? Lui gentilissimo mi ha fatto i conti, mi ha detto 30 km all'ora è come buttarsi giù circa da 3 metri e mezzo, 50 da circa 10 metri, 70 da circa 20 metri, 100 da circa 40 metri e 130 è come buttarsi giù da circa 70 metri. Eugenio, cosa ho fatto io? Li ho messi in piani abitativi, in piani delle case. 30 km all'ora è come buttarsi giù dal primo piano, 50 dal terzo. Eugenio, tu ti butteresti giù dal terzo piano? No. Loro ti butterebbero giù dal terzo piano? Loro sì. Però magari qualche volta in moto, in motorino a 50 km all'ora ci sei andato. Fare un incidente a 50 km all'ora è esattamente come buttarsi giù dal terzo piano. Certo, l'impatto è orizzontale invece che verticale, ma la forza è assolutamente identica. A 70 dal settimo, a 100 dall'undicesimo e a 130 in autostrada è come correre sul ciglio del 22esimo piano. Oh, Eugenio, intendiamoci. Si può fare, ma occorre stare molto... molto, molto attento. Eugenio, come te la passi? Con lo skateboard. Fate entrare lo skateboard per Eugenio. Eugenio, questa è una zucca, questo è un... e questi sono due deficienti, perfetto. Facciamo un esperimento, non siamo propriamente in un teatro, ma noi ci proviamo. Io metto la zucca dentro il casco e ti chiedo una cortesia, lo dovresti tenere sollevata, funziona 99 volte su 100, e la dovresti far cadere giù al mio via. Cioè io dico 1, 2, 3, via, tu la tieni su e la fai cadere qui, senza spaccarmi il ballerino. Pronto? 1, 2, 3, via. E fin qua. Tutto bene? Perfetto. È intatta? Eugenio, è intatta? Il professor Eugenio, insegnante di italiano, storia e geografia, ha insegnato che il casco salva la zucca. Un applauso per Eugenio, vieni giù Eugenio. Eugenio, spiega ai tuoi studenti come si infila correttamente un casco. Intanto bisogna avere una testa che non è ascoltato, poi...
certo, tanto non ti aspetti nemica. Oh, perfetto. Poi, soprattutto, sì, c'è un applauso per Eugenio, ok, restituiscimelo. Eugenio, spiegalo ai tuoi studenti che il casco non si infila così. L'attore Filippo Tognazzo, che si presta a fare questi spettacoli, la tua compagnia si chiama, scusami? La mia compagnia si chiama Zelda, compagnia teatrale professionale. Ecco, io volevo farti i complimenti, ma non per, come ti dicevo prima, non per accattivarmi la tua eventuale simpatia, ma perché, faccio un esempio anche prima della signora Grazia, non più di la settimana scorsa c'è stato un altro evento qui all'auditorium, organizzato dall'aviazione militare in pratica, e spiegava cos'è l'aviazione, cosa serve, eccetera. Ti posso garantire che la percezione di attenzione dei ragazzi, la tua, è stata sicuramente molto 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 più elevata, e penso che sia anche una cosa molto importante, quindi complimenti. Grazie. Del lavoro che fai, che penso che sia, insomma, un impegno anche civile, o sbaglio? Guarda, noi abbiamo fatto una scelta che caratterizza la nostra compagnia. Cerchiamo di fare degli spettacoli ragionando, di farli per i ragazzi, di instaurare un rapporto con i ragazzi. Noi non parliamo ai ragazzi, parliamo con i ragazzi. Io credo che questi ragazzi lo percepiscano molto, nel senso che ci mettiamo a disposizione, cerchiamo delle formule che possono piacere a loro, che non vuol dire fare delle formule semplicistiche, nel senso che tutto quello che vedi nei Vulnerabili o anche in altri spettacoli è assolutamente verificato fra i nostri consulenti, cioè sono l'Istituto Superiore di Sanità. Cerchiamo di utilizzare un sistema di comunicazione che renda efficace il messaggio che proponiamo, perché crediamo che l'efficacia di quello che passa sia il punto fondamentale. I ragazzi si devono divertire, devono riflettere, condividere con noi determinati problemi. Noi non diciamo quello che va fatto o non va fatto, semplicemente li informiamo, che facciamo, da questo punto di vista facciamo una buona pedagogia, ecco. Incisivo quell'esempio che avete fatto della zucca nel casco, penso che sia un messaggio proprio che ti arriva diretto in testa. Sai, spesso sulla sicurezza stradale si finisce a parlare di argomenti difficilmente controllabili o comunque verificabili, come il concetto di vita, il concetto di dolore. Sono cose estremamente difficili se non si sono vissute sulla propria pelle. I Vulnerabili in realtà ragionano molto sulla fisica, cioè dice le cose sono così. Poi sta a te decidere se assumerti il rischio o non assumertelo. Però sei tu che decidi, da questo punto di vista, però, sei stato ben informato, e a quel punto la scelta è solamente tua. Grazie. Domenica, che non poteva mancare a questo evento, anzi che gentilmente mi ha invitato, perché altrimenti forse mi sfuggiva anche. Quindi c'è anche la collaborazione della tua associazione qua di Chioggia? Sì, faccio parte dell'Associazione Nazionale Italiana Familiari Vittime della Strada, e l'associazione collabora in città in vari modi. Per esempio collabora con gli insegnanti alla realizzazione di progetti e incontri riguardanti l'educazione stradale e l'educazione alla salute, e poi anche collabora attraverso delle testimonianze, e poi inoltre con del materiale informativo, tipo questo materiale che adesso lei vede sopra il tavolo. Ci sono per esempio dei opuscoletti riguardanti l'educazione stradale, riguardanti l'alta visibilità che può salvare la vita. Poi abbiamo anche degli zainetti, oppure delle cose da mettere ai bambini, affinché durante la notte oppure la sera soprattutto i bambini possano in bicicletta essere visti in miglior modo dagli automobilisti. Questo cos'è? E questo è un braccialetto. Ah, il braccialetto? Sì. Bello. Soprattutto nelle ore in cui c'è poca visibilità si riesce a vedere da lontano chi lo porta in bicicletta, a chi motorino. Poi ci sono questi che parlano appunto come comportarsi nelle zone con 30 come limite, e poi tanti altri che adesso insomma non c'è il tempo di elencarli tutti. Poi ci sono anche questi sono un po' di cartelloni che diamo alle scuole, un po' le sintesi, anche questi. Va bene Domenica, adesso facciamo tutto e facciamo pubblicità. Grazie. Ciao. Ciao, stavi bene.